tutti e benvenuti. Noi riprenderemo adesso un discorso già iniziato con le disequazioni fratte. Studieremo oggi il segno del trinomio di secondo grado, cioè noi cercheremo di stabilire come si studia il segno del trinomio ax al quadrato più bx più c. Quindi studieremo quando è maggiore di 0 e quando è minore di 0. Allora, come mi muovo per stabilire il segno di questo trinomio? Mi faccio aiutare dalla parabola, ossia mi faccio aiutare dalla parabola y uguale ax al quadrato più bx più c. Studierò in particolare quando il grafico della parabola si trova al di sopra dell'asse delle x e quindi sul semiasse, diciamo nella stessa parte del semiasse positivo delle y, e quando invece si trova di sotto. Noi sappiamo che la y uguale a x al quadrato più bx più c è l'espressione analitica della parabola, ma il grafico di per sé sappiamo che è una curva. Benissimo, andiamo a vedere le posizioni di questa curva nel nostro riferimento cartesiano. Intanto supponiamo che a risulti maggiore di 0. Questo lo possiamo sempre fare perché eventualmente, moltiplicando tutto per meno 1, cambiamo segno e verso alla disequazione che ci chiederanno di studiare. E quindi possiamo sempre supporre che il coefficiente della x di grado massimo sia positivo. In questo caso la parabola associata rivolgerà sempre la concavità verso l'alto. E si possono porre tre casi. Allora, primo caso, se il delta associato all'equazione di secondo grado che viene dato dalla parabola risulta maggiore di 0. In questo caso sappiamo che la parabola intersecherà in due punti che indicheremo con x1 e x2 il nostro asse delle x. Disegniamo la parabola. Adesso ci chiediamo per quali valori di x il grafico della parabola giace sul semiasse, per quali valori di x il grafico della parabola è al di sopra dell'asse delle x. Ovviamente graficamente noi tracceremmo questa parte di grafico e questa parte, ma io voglio trovare le x corrispondenti e queste x sono tutte quelle che cadono all'esterno dell'intervallo x1, x2, come potete vedere. Sono tutte queste le x che daranno luogo ai punti della parabola che stiamo cercando, i punti della parabola che sono al di sopra dell'asse delle x. Quindi se il delta è maggiore di 0, noi possiamo scrivere che ax al quadrato più bx più c è positivo se x è minore di x1 oppure x è maggiore di x2. Andiamo a fare una piccola tabella che magari ci servirà. Allora, intanto poniamo a maggiore di 0. Delta maggiore di 0. Allora, a x al quadrato più bx più c risulta positivo quando x è minore di x1 oppure x è maggiore di x2. Adesso vediamo quando risulta negativo. Quando ax al quadrato più bx più c risulta minore di 0. Andiamo di nuovo nel nostro grafico. Stavolta ci chiediamo per quali valori di x la parabola si trova al di sotto
dell'asse delle x. Quindi in questo caso le x da ricercare non sono più quelle esterne, bensì quelle che danno luogo a questi punti. Perché la porzione di parabola che ci serve, ripetiamolo, è quella di sotto dell'asse delle x, quando appunto il nostro trinomio o la nostra y risulta minore di 0. Allora, dicevamo, sempre con delta maggiore di 0, ax al quadrato più bx più c risulta negativo quando x è compreso fra x1 e x2. E allora scriviamolo anche qua. Quando x è compreso fra x1 e x2. Ok, il primo caso diciamo che l'abbiamo esaurito. Ma il nostro trinomio potrebbe avere il delta uguale a 0. In tal caso, l'asse delle x verrà intersecato una sola volta dalla nostra parabola. E quindi la parabola sarà così. Così, onde evitare. La parabola è questa, questo è il nostro x con 0 che è uguale a meno b su 2a e quindi quando delta è uguale a 0, quando è che il trinomio ax quadro più bx più c risulta maggiore di 0? Per essere diciamo più corretti, visto che vogliamo maggiore di 0, qua mettiamo un pallino aperto perché qui è proprio 0. Quindi se noi vogliamo il nostro trinomio positivo, diremo che è sempre positivo. Vedete, la parabola è tutta al di sopra del semiasse positivo delle x, e quindi è per ogni x appartenente alle r, eccetto il punto in cui la parabola lo interseca, perché lì è 0. Quindi è x diverso da meno b su 2a. Ovviamente se chiedessimo maggiore o uguale dovremmo includere anche il meno b su 2a. Alla stessa maniera è ovvio che se io cerco gli x per i quali questo stesso trinomio risulta negativo, non ne troverò nessuno, quindi non esiste x appartenente ad R. E andiamo a mettere la seconda riga nella nostra tabella. Quindi quando il delta è uguale a 0, questo risulta positivo per ogni x appartenente ad R con x diverso da meno b su 2a, mentre invece risulta negativo per nessuna x. Ci manca l'ultimo tratto, cioè ci manca sapere quando il trinomio è positivo o negativo, ma ha associato un'equazione, scusatemi, ma il delta dell'equazione associata risulta minore di 0. Ci chiediamo quando è che ax al quadrato più bx più c è maggiore di 0. In questo caso la mia parabola ha un disegno ancora più carino perché, come dico ai miei alunni, la parabola vola, non interseca l'asse delle x e quindi, essendo sempre al di sopra dell'asse delle x, sarà positivo per ogni x appartenente ad R. Ovviamente sarà negativo mai. Quindi mettiamo l'ultima riga alla nostra tabella e diremo che è positivo per ogni x appartenente ad R e negativo mai, quindi non esiste x
appartenente ad R. Ok, richiudiamo la nostra bella tabella e utilizziamola per fare gli esercizi. Questa tabella è quella che si chiede agli alunni di imparare a memoria, perché è quella che durante un esercizio, diciamo, non ci si può ridisegnare tutta la parabola, o meglio, se vogliamo velocemente sì, però capite bene che si perde tanto tempo. Allora, facciamo un esercizio, dicevamo, per esempio, x al quadrato meno 4x meno 5 fratto 2x al quadrato meno x meno 1 minore o uguale a 0. Allora, studiamo il segno del nostro numeratore, quindi x al quadrato meno 4x meno 5 maggiore o uguale a 0. Facciamo il delta associato all'equazione che possiamo estrapolare da questa disequazione e quindi abbiamo 16 più 20. Il delta è 36. Andiamoci a calcolare le x. X uguale 4 più o meno 6 diviso 2, quindi meno 1 e 5. Le soluzioni che stiamo cercando saranno le soluzioni esterne perché siamo nella prima riga della nostra tabella e quindi in questo caso. Allora scriviamo x minore di meno 1, minore uguale, oppure x maggiore uguale 5. Allo stesso modo ragioniamo per il denominatore. Noi dobbiamo studiare il segno di questo trinomio, andiamo a calcolare il delta che è associato all'equazione e quindi 1 più 8 e quindi 9, x uguale 1 più o meno 3 diviso 4 e quindi x uguale 1 è x uguale x1, x2 uguale meno un mezzo. Le soluzioni saranno di nuovo nella stessa maniera di quelle precedenti, quindi x minore di meno un mezzo, minore di meno un mezzo, oppure x maggiore di 1. E adesso andiamo a fare il nostro grafico. Tengo soltanto, lo facciamo qui il grafico, così non cancelliamo. Asse reale, meno 1, meno un mezzo, 1 e 5. Allora, riportiamo il numeratore. Il numeratore risulta positivo, anzi maggiore o uguale a 0, per gli x minori di 1, con pallino pieno, oppure x maggiore di 5. Alla stessa altezza lo riporto, perché sono soluzioni della stessa disequazione. Il denominatore, invece, è maggiore di 0 per gli x minori di meno un mezzo oppure maggiori di 1. Anche questo lo riporto alla stessa altezza. Andiamo a dividere gli intervalli individuati dai nostri capisaldi e abbiamo più per più, più, meno per più, meno per meno, più, meno, più. Noi volevamo la nostra disequazione minore o uguale a 0, quindi 1 e 2. Cioè le nostre soluzioni saranno x compresa fra meno 1 incluso e meno un mezzo, oppure x compresa fra 1 e 5 incluso. Andiamo a fare un altro esempio.
facciamo. Allora, x al quadro 1, facciamo questa diseguazione, facciamo. Allora, 2 fratto x meno 1 meno 1 fratto x più 2 minore o uguale a 0. Allora, innanzitutto portiamo a forma normale, cioè prendiamo un'unica frazione facendo un unico denominatore. Allora, non ci sono dubbi. Non ci sono dubbi che il denominatore sia x1 x meno 1 per x più 2 e abbiamo 2x più 4 meno x più 1 minore o uguale a 0. Andiamo a fare i conti. X più 5 fratto x meno 1 per x più 2 minore o uguale a 0. Allora, qui possiamo scegliere o studiamo separatamente i segni dei tre fattori, scusate, o studiamo separatamente i segni dei tre binomi senza andare poi a distinguere numeratore e denominatore. Perché? Perché il denominatore è già scomposto, sarebbe una follia andare a ricostruire l'equazione di secondo grado adesso associata. Quindi possiamo fare x maggiore di meno 5 maggiore uguale x maggiore di 1 e x maggiore di meno 2. Andare a fare come siamo abituati ormai il nostro grafico e quindi scrivere meno 5, meno 2 e 1. Allora, x maggiore uguale meno 5, incluso e tratteggio. X maggiore di 1, magari facciamolo un po' più basso così si nota. Ok. E x maggiore di meno 2. Siamo su tre altezze differenti perché stiamo studiando i segni di tre binomi differenti. E quindi avremmo meno, più, meno e più. Oppure dice, ma se noi abbiamo studiato sempre il numeratore e il denominatore, perché adesso no? Ok, possiamo continuare a farlo. Numeratore maggiore o uguale a 0. Sempre x più 5 maggiore o uguale a 0 e quindi x maggiore o uguale a meno 5. Il denominatore cosa dovremmo fare? Dovremmo studiarlo singolarmente. Ovviamente io mi rifiuto di andare a fare il prodotto e mi studio singolarmente x maggiore di 1 e x maggiore di meno 2. Mi faccio il mio grafico. Meno 2, 1, maggiore, mi prendo i segni più, meno, più e mi scriverò che il denominatore risulta positivo per gli x minori di meno 2 oppure x maggiori di 1. Quindi qui metterò soltanto la soluzione che ho appena trovato, x minore di meno 2 oppure x maggiore di 1. A questo punto faccio il grafico che sono abituato a fare, cioè quello che vede numeratore e denominatore, quindi meno 5, meno 2 e 1. Il numeratore è maggiore o uguale a 0 per x maggiore di meno 5, con pallino chiuso perché è compreso. Mentre il denominatore per le soluzioni esterne all'intervallo meno 2, 1. Possiamo vedere se le nostre soluzioni combaciano, cioè possiamo vedere che meno per più fa meno, questo è più, questo è meno, questo è più, cioè esattamente questo grafico, il che vuol dire che trattarlo in questa maniera, studiarlo
studiando il denominatore a parte, puoi fare un grafico numeratore-denominatore. Oppure studiarlo come se fossero tre binomi differenti e quindi puoi fare il calcolo dei segni, mi riporta allo stesso risultato. In ogni caso la mia disequazione sarà minore di 0 per x minore uguale a meno 5 oppure x compreso fra meno 2 e 1. Facciamo un ultimo esempio. Quindi, per esempio, 1 fratto x al quadrato meno 4 più 1 fratto 2x meno 4 maggiore di 0. Allora, prima ho la necessità qui di scomporre questo denominatore, che è una differenza di quadrati, più 1 fratto, metto il 2 in evidenza, questo segue sempre le stesse regole della scomposizione delle frazioni in fattori non più scomponibili, in fattori primi. Prendiamo il minimo comune denominatore, che ovviamente è 2, che moltiplica x meno 2 per x più 2. E poi viene 2 più x più 2 maggiore di 0. Quindi alla fine, me la riscrivo qui perché per motivi di spazio, dovrò studiare x più 4 fratto 2 che moltiplica x meno 2 per x più 2 maggiore di 0. Allora, numeratore maggiore di 0 per x maggiore di meno 4, denominatore maggiore di 0, al solito scelgo di fare una delle mie due opzioni. Per esempio, ormai dovrei aver capito che questa corrisponde a un'equazione di secondo grado che ha un delta maggiore di 0, perché ci sono le due soluzioni, con le due soluzioni che sono, cioè sono x uguale 2 e x uguale meno 2. E quindi scrivo x minore di meno 2 oppure x maggiore di 2. Se non me lo ricordo, mi faccio il segno mi studio il segno separatamente dei due fattori e arriverò sempre a questa. Oppure mi studio x al quadrato meno 4 maggiore di 0 e sempre qui arriverò. Mi riporto il grafico, meno 4, meno 2, 2. Il numeratore è maggiore di 0 per x maggiore di, 4, di meno 4. Il denominatore è maggiore di 0 per x minore di meno 2 oppure x maggiore di 2. Quindi meno più meno più. La mia disequazione sarà positiva per x compresi fra meno 4 e meno 2 oppure x maggiore di 2. Anche per questa volta abbiamo finito, spero di esservi stato utile. Grazie e alla prossima, arrivederci.